Una sala intitolata da Anna Lucarini. La cerimonia si è svolta nel comando della Polizia Municipale di Pietrasanta. Tanta commozione per il ricordo dell'agente morta in un incidente stradale per cui è indagato il marito. Approvare il nuovo piano del parco. A sollecitare le istituzioni regionali sono le associazioni ambientaliste, che temono gli effetti dei ritardi della messa in opera delle norme inserite nel documento. Gemellaggio sulle punte con Mujins. Le allieve della scuola di ballo Danzarte Versilia si esibiranno nella cittadina del sud della Francia il 17 marzo. Ad aprile saranno le francesi a venire a Pietrasanta. La vera storia di Puccini nel libro di Rossella Martina. Il volume è stato presentato nel Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte ed è una biografia inedita del maestro. Ben trovati a questa edizione di TG Noi Versilia. Tanta commozione a Pietrasanta all'interno del comando della Polizia Municipale per l'intitolazione della sala all'agente rimasta uccisa in un incidente stradale, Anna Lucarini. Non riesco ancora a piangere. È in questa frase sussurrata all'assessore Cosci dalla madre di Anna Lucarini tutto lo strazio alla base della cerimonia che si è svolta nel comando di Polizia Municipale di Pietrasanta, dove è stata intitolata all'agente scomparsa una sala dedicata al personale. Cerimonia svoltasi proprio nel giorno del suo compleanno. Di lacrime invece ne sono scorse moltissime, a rigare i volti dei colleghi e delle colleghe di Anna e su quello della sorella Paola, che nonostante la commozione ha voluto ringraziare il comando per l'affetto ricevuto. Sì, ci hanno fatto veramente un bellissimo regalo, sinceramente non me l'aspettavo e è una cosa molto 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 gradita. Una morte drammatica, quella dell'agente Anna Lucarini, avvenuta a seguito dell'incidente sulla Sarzanese per il quale è indagato il marito, che era al volante dell'auto e che, secondo gli inquirenti, avrebbe sterzato intenzionalmente, provocando lo scontro contro l'albero che causò la morte di Anna, vicenda ancora al centro di un'indagine. Sì, ovviamente siamo parte in causa, per il momento è ancora tutto da valutare, stanno facendo una perizia psichiatrica, dopodiché vedremo come andrà avanti. Il sentimento di unione del Corpo della Polizia Municipale intorno a questa drammatica vicenda è stato espresso dall'assessore Cosci e dal comandante Fiori. Anna, oltre ad essere una collega, ha dimostrato al corpo intero l'unità e la volontà di poter dare qualcosa a questa istituzione. Abbiamo scelto volutamente questa data e abbiamo temporeggiato a quello che in realtà era un sentimento quanto mai sentito e sollecitato dagli appartenenti al nostro corpo, per dare un segnale di continuità tra chi come noi l'ha conosciuta, chi è rimasto e chi verrà, dedicandole una sala che in realtà è quella di uso comune, dove tutto il personale all'inizio o al rientro del servizio si reca per predisporre e raccontare quello che è stato il suo vissuto quotidiano. Cambiamo decisamente argomento, occupiamoci di ambiente, perché gli ambientalisti hanno scritto alle istituzioni regionali per accelerare l'approvazione del nuovo piano integrato del Parco delle Alpi Apuane. Approvare il più celermente possibile il piano integrato del Parco delle Alpi Apuane. È questa la richiesta che Arci Toscana, CAI, Italia Nostra, Lega Ambiente e WWF hanno inviato al Presidente della Regione, all'Assessore all'Ambiente e alla Presidente della Quarta Commissione Regionale. Il rischio di questa dilazione dei tempi, secondo gli ambientalisti, vanificherebbe il lungo percorso di pianificazione territoriale che resterebbe solo sulla carta e vedrebbe vanificate le disposizioni transitorie fin qui adottate in un testo che, sebbene lacunoso in alcuni suoi aspetti, garantirebbe tutele migliori rispetto a quello attualmente vigente. Tra le disposizioni inserite nel nuovo piano, il superamento della sovrapposizione tra aree contigue di cava e siti naturali 2000 che individuano porzioni di territorio da sottoporre a particolare tutela, la riduzione del 56% delle suddette aree contigue, la graduale dismissione di alcuni siti estrattivi ora indicati appunto come aree contigue e la realizzazione e sviluppo delle zone di promozione economica e sociale interne ai confini del parco, a sostegno delle attività che rappresenterebbero un'alternativa all'estrazione.
La Regione Toscana ha emesso un'allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore, valido per tutta la giornata di domani, domenica 16 marzo, dalle 6 del mattino alla mezzanotte. Proprio a causa di questa allerta meteo, a Forte dei Marmi è stato annullato il concerto Le Eroine Pucciniane, organizzato con Villa Bertelli all'interno della programmazione degli eventi per la Giornata Internazionale della Donna. È previsto inizialmente alle 11.30 in piazza Garibaldi. Occupiamoci adesso invece delle celebrazioni per San Giuseppe a Torre del Lago. È tutto pronto per la fiera e per le celebrazioni appunto della parrocchia. La comunità di Torre del Lago si prepara con entusiasmo per la festa di San Giuseppe, patrono della frazione pucciniana. La locale Misericordia ha organizzato un programma straordinario per celebrare questa importante occasione che si svolge nel cuore della frazione pucciniana a iniziare da sabato 16 marzo. Il programma comincerà con sabato pomeriggio con la Margottiana per i bambini, poi ci sarà la processione solenne alle 6, la messa anzi dopo la processione solenne e dopo, come l'anno scorso, faremo la cena della vigilia qui nel nostro spazio eventi con un accompagnamento musicale successivo gestito da Andrea Paci. Poi domenica, dalla mattina alla sera, la fiera, come tutti gli anni, con tutti i banchetti, tutte le varie associazioni e niente, ci vediamo tutti lì per passare un pomeriggio insieme con bande, con le scuole di danza che faranno nello spazio eventi dei balletti. Fra l'altro sabato ci sarà anche l'inaugurazione, mi hanno appena comunicato, del piccolo parco qui di Piazza Trittico, il Tarabusino, ho scoperto che si chiama così, e verrà affidato a noi della Misericordia come già anni fa era. Ad aprire i festeggiamenti per il Santo Patrono, l'esibizione della banda spettacolo di Mardia, La Campagnola, con la partecipazione della maschera del Carneval Puccini, Gambe di Merlo. Torniamo a Pietrasanta, occupiamoci di danza, perché le allieve della scuola Danz'Arte Versilia saranno impegnate in una trasferta con la città amica Mugins. Dopo la cucina e lo sport, anche la danza diventa occasione di scambio culturale tra la città di Pietrasanta e quella di Mougins, nel sud della Francia, legate da un patto di amicizia siglato nel 2019. Saranno le allieve della scuola di ballo Danz'Arte Versilia, delle direttrici Francesca Manfredi e Alessandra Ricci, a raggiungere per prime le colleghe francesi per la realizzazione di uno spettacolo nel fine settimana del 15, 16 e 17 marzo. Le ballerine soggiorneranno in famiglia, potendo così approfondire anche l'uso della lingua francese. Successivamente, il 7 aprile, saranno le ballerine francesi ad esibirsi in piazza del Duomo a Pietrasanta. La città di Pietrasanta e la città di Mougins hanno già avuto modo di sviluppare il proprio gemellaggio, la propria amicizia tramite una serie di iniziative nel corso di questi anni. Abbiamo visto con la cucina, abbiamo visto con lo sport, quest'anno lo vediamo anche con la danza. Alcune delle nostre ragazze saranno le protagoniste il 16 e il 17 nella città di Mougins di uno spettacolo meraviglioso e nel mese di aprile le ragazze invece che praticano danza a Mougins saranno da noi qui a Pietrasanta e anche qua verrà fatto a teatro o comunque nella piazza principale, dovremmo vedere le condizioni meteorologiche come ce lo permetteranno, verrà fatto uno spettacolo bellissimo, un segno dell'amicizia, un segno dello spirito del gemellaggio, un segno di quello che già ha comune le due realtà cittadine. Un'iniziativa che centra pienamente lo spirito dei gemellaggi, a cui il Comune di Pietrasanta ha dedicato un apposito comitato, di cui fanno parte anche un membro della maggioranza, Laura Santini, e uno di minoranza, Luca Mori. E adesso torniamo ad occuparci della festa della donna, perché all'interno della GAMC si è svolto uno spettacolo di Martina Benedetti dal titolo Una stanza tutta per sé. Nel pomeriggio di venerdì 8 marzo, giornata internazionale della donna, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio si è trasformata in un palcoscenico d'eccezione per il doppio appuntamento alle 17.30 e in replica alle 21 con lo spettacolo Una stanza tutta per sé, adattamento teatrale dell'omonimo romanzo di Virginia Woolf a cura di Martina Benedetti sulle musiche originali di Niccolò Buscemi. Martina ha regalato al pubblico una straordinaria interpretazione trasportando gli spettatori in un viaggio emozionale attraverso le complesse sfumature della mente femminile.
femminile. La sua performance ha brillato nel portare alla vita il personaggio di Virginia Woolf, offrendo uno sguardo intimo nei pensieri e nelle sfide interiori della celebre scrittrice. La scelta di esplorare il tema della libertà e dell'autodeterminazione femminile ha reso la pièce ancora più rilevante in occasione della Festa della Donna. Il dialogo tra la giovane e brava attrice Via Regina e il pubblico è stato palpabile, con ogni espressione e movimento corporeo comunicando la complessità della protagonista. La sua abilità nel trasmettere emozioni ha reso l'esperienza teatrale coinvolgente e memorabile per tutti gli spettatori presenti. Una produzione della compagnia Tiberio Fiorilli di Bari che si avvalsa del riconoscimento del Ministero della Cultura. Il racconto è una lucida analisi dell'essere artista donna in una società prettamente maschile, schiava di convenzioni repressive che costringono la donna ai ruoli di madre, sorella o figlia. Chiudiamo con la letteratura. La presentazione all'interno del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte a Lucca dell'ultimo libro di Rossella Martina, dedicato a Giacomo Puccini. La vera storia di Giacomo Puccini al di là dei luoghi comuni. Non solo musica e donne, ma molto, molto di più. Gloria e tormento, così la descrive dopo uno scrupoloso lavoro di ricerca la giornalista Rossella Martina, che nella sua biografia inedita racconta la vita del compositore lucchese come mai era stato fatto. Il libro, dedicato al rapporto tra il grande maestro e l'universo femminile, è stato presentato all'auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte, dove l'autrice ha dialogato con il caposervizio della Nazione di Lucca, Francesco Meucci, il professor Luciano Luciani e il presidente della Fondazione, Andrea Palestini. Ci sono molte cose, molte scoperte nuove, soprattutto c'è una valigia di documenti e di lettere che Puccini ha scritto più di 100 anni fa e che in pratica raccontano una storia completamente diversa da quella che è stata raccontata fino ad oggi riguardo alla morte di Doria Manfredi, ma anche dalla sua relazione, la relazione di Puccini con Giulia Manfredi, la cugina. È una storia completamente nuova, che non era mai stata conosciuta e che Puccini ha voluto affidare, affidando questi documenti proprio a Giulia. E inoltre sono stati trovati nuovi documenti che raccontano una storia molto diversa anche per quello che riguarda la relazione con Elvira Bonturi, gli inizi. Ci sono finalmente delle prove sulla identità di Corinna, era Corinna Maggia, la donna che Puccini avrebbe voluto sposare ai primi del Novecento, e quindi tutte le vicende che abbiamo conosciuto fino ad ora possono essere raccontate in maniera diversa e molto più approfondita proprio grazie a questi nuovi ritrovamenti che ho raccolto nel libro. Bene, con questo si chiude la pagina dedicata alla Versilia del TG Noi. Io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e buona serata.